3600 Minnesota, 6.5 miles behind Boeing 717. Wind 0807, runway 12 left, clear to land. Bentornati su Flight Sim Ita, il canale italiano interamente dedicato a Microsoft Flight Simulator. Nel video di oggi nessun tutorial, ma bensì vi porterò nella mia postazione per farvi vedere tutta la mia attrezzatura e soprattutto farvi scoprire come mi organizzo per fare una trasmissione in live. Quindi non perdiamo altro tempo e dirigiamoci immediatamente nella... Non si può vedere, però si è visto. Piccolo spoiler. Ci dirigiamo quindi all'interno del mio cockpit casalingo, che ovviamente si presenta molto buio e tetro. Andiamo quindi ad aggiungere un po' di luce. La becca della... Eccoci qua. Tutto bello, tutto fantastico, ma a quest'ora alla quale sto registrando il video, purtroppo il sole rischia di squagliarci completamente la postazione. Bello il sole, bella l'esposizione a sud, ma a quest'ora è invivibile. Quindi, prima di far squagliare tutto, andiamo a rinfrescare un pochino l'ambiente. Ventotto e mezzo, un po' troppo, portiamoci a 24. Approfitterei quindi di questa luce incredibile alla quale non sono abituato, in quanto preferisco comunque fare i miei voli con una luce un po' più soft, per farvi vedere bene nel dettaglio la mia attrezzatura. Partirei quindi dal cuore pulsante di tutto, ovvero il mio computer, sul quale ho montato un processore della AMD, un Ryzen 5 3600 con una scheda video della Gigabyte, la RX 5007 XT con 8 GB di VRAM, 16 GB di RAM in DDR4, un alimentatore da 650 watt della Asus e una scheda madre sempre della Asus, la Prime 570P. Pentole varie ed eventuali per raffreddare un pochino il tutto, ed una scheda audio interna della Sound Blaster, che è la AE5 Plus. Allora, effettivamente la configurazione non si presta per niente all'utilizzo che ne faccio, in quanto veramente io questo PC ogni giorno lo porto a condizioni di stress veramente importanti. Questo perché, oltre a usare il simulatore, dallo stesso computer vado in live, quindi non ho una configurazione con due computer, ma bensì faccio tutto da me stesso. Diciamo che adesso sta iniziando un pochettino ad accusare i primi colpi, in quanto questa configurazione l'ho realizzata nel 2020 e motivo per il quale avete visto prima in salone parte della mia nuova build che sto realizzando appunto in vista dell'uscita del nuovo simulatore Microsoft Flight Simulator 2024. Il comparto monitor prevede due monitor, entrambi della Asus TUF Gaming, il principale con una risoluzione in 2K e il secondario in Full HD. In aggiunta ai due schermi principali ne ho un altro di cortesia, diciamo, da 12 pollici della Toguard, dove generalmente tendo a metterci il navigation display e il primary flight display per avere una visuale costante più chiara di questi due schermi che sono fondamentali. Periferiche di volo principali abbiamo il side stick della Winwing, il nuovo Ursa Minor che è in uscita nei prossimi giorni. Solo Winwing. Per le manette abbiamo il sistema TCA completo della Thrustmaster, che ho implementato grazie a delle modifiche fatte dalla SL3 Simulation di Santi Luib III, e nello specifico abbiamo la possibilità di armare e disarmare gli aerofreni in maniera realistica, quindi sollevando la leva.
abbiamo un'escursione più realistica delle manette, quindi una corsa aumentata per arrivare alla fase di climb e soprattutto un feel tattile che si avvicina molto alle manette reali del nostro 320. Altra modifica riguarda la leva per armare e disarmare i freni di parcheggio, che come nella realtà dobbiamo sollevarla e ruotarla. Ultima modifica riguarda la leva dei flap, che come nella realtà per cambiarli posizione non basta muoverla, ma bensì dobbiamo prima sollevarla e poi cambiarli posizione. Per la gestione del timone abbiamo i Flight Rudder Pedals della Logitech e per concludere abbiamo l'FCU della WinWing. Gestione dell'audio, mi sono affidato al microfono della Rode, il Pod Mic, che è collegato ad un preamplificatore per la voce, e successivamente il tutto arriva al Go XLR Mini. Grazie a questo sistema ho la comodità di gestirmi tutti i vari canali audio in modo separato e quindi gestirmi i relativi volumi in maniera indipendente. Quindi immaginate che magari su un canale mi ci metto solo l'audio che viene dal simulatore, su un altro magari l'audio che viene dai controllori di volo di Vatsim, su un altro posso impostarmi per esempio la musica e su un altro ancora magari un'eventuale conversazione su Discord. Non ho in realtà un impianto audio esterno per sentire il suono, ma bensì tutto quanto mi arriva in cuffia. Il comparto video e luci prevede come telecamera principale la Sony ZV-1, è diciamo quella principale che vedete in tutti i miei video. Mentre quando vedete l'inquadratura, quella laterale, dove si vede un pochettino la scrivania e parte della mia attrezzatura, mi affido a questa GoPro Hero 4 piazzata in maniera molto tattica, che va praticamente a inquadrare tutta la scrivania. Per l'illuminazione principale mi sono affidato alla Keylight Air dell'Elgato, che è diciamo quella luce che vedete sparata su di me. Mentre per quanto riguarda le luci che vedete colorate sullo sfondo, utilizzo due barre LED della Gove, che sinceramente non so se si legge così, però insomma avete capito. Come componenti, diciamo accessori, se così si possono definire, ho preso uno Stream Deck dell'Elgato, e magari dopo, quando vi faccio vedere come vado in live, vi spiego un attimino meglio il funzionamento. Ho una tavoletta grafica che mi aiuta in fase di briefing per compilare alcune parti del flat plan, e ultimo ma non per importanza abbiamo l'eye tracker della Tobii, che mi permette, grazie al movimento dei miei occhi e della mia testa, di muovermi all'interno del cockpit come se io fossi là. Quindi questa è come si presenta la mia postazione che utilizzo giornalmente per usare il simulatore, per realizzare i video che poi trovate sul mio canale e soprattutto per andare in live. Ed è proprio in questa seconda parte del video che vi mostrerò come configurare il tutto per andare in live streaming. Prima cosa che faccio quando so che devo andare in live è ricreare un'ambientazione della stanza il più standard possibile, in quanto altrimenti dovrei cambiare ogni volta le impostazioni della videocamera in base alle condizioni di luce che ci sono all'esterno. Quindi buio totale e andiamo ad accendere le prime luci. Alexa, luci stream. Allora, quella un po' più magentina la andiamo a piazzare vicino alla mia faccia, quindi proprio sotto alla scrivania, mentre quella un po' più azzurrina la teniamo per lo sfondo e la piazziamo qui dietro. Attiviamo anche l'Elgato e vi faccio vedere come si presenta l'illuminazione. Avremo quindi un'illuminazione piuttosto importante su di me e uno sfondo buio ma comunque colorato. È arrivato il momento di accendere il PC.
come si presenta la postazione una volta completamente accesa. E come vi anticipavo, tramite lo Stream Deck ho la possibilità di gestirmi tutte le scene che ho su OBS, potendo aprire indipendentemente le varie finestre di SimBrief, di Navigraph, del Flight Plan, di mutarmi, di cambiare telecamera in uso, di mandare sponsor e quant'altro, ma ho anche la possibilità di gestirmi tutte le inquadrature che ho salvate per la 320, quindi per passare velocemente per esempio dall'overhead all'MCDU piuttosto che dall'FB alla visuale normale di pilota. Queste che vedete qui sotto sono degli effetti voce già preimpostati e inoltre sempre dallo Stream Deck ho la possibilità di mandare diversi suoni per cercare di intrattenere al meglio gli spettatori con qualche cagatina di queste. Una delle prime cose che faccio una volta che mi siedo in postazione è sistemarmi sul secondo monitor tutte le applicazioni che mi serviranno per la live e durante il volo. E nello specifico mi aprirò una pagina web dalla quale gestirò la live e chiaramente ho la possibilità di leggere la vostra chat. Dopodiché mi aprirò il piano di volo in modo da poterlo modificare in live e infine mi apro Navigraph per avere sempre le cartine a portata di mano. A questo punto apro il software OBS, ovvero quello che mi permette di andare in live e di gestire l'intera trasmissione, e nello specifico vado a fare un controllo delle due fotocamere per assicurarmi che funzionino entrambi correttamente. Check video, passiamo al check audio, quindi vado a mettermi le cuffie e faccio le prove che riguardano principalmente il funzionamento del microfono e tutte le varie fonti audio che manderò poi in live. A questo punto verifico che tutte le fonti da me aperte qui sul secondo monitor siano correttamente configurate con lo Stream Deck per essere poi viste in live. Quindi accediamo allo Stream Deck e faccio la prova di aprire Navigraph e effettivamente si apre, provo a chiuderlo e si chiude, vado ad aprire il piano di volo e effettivamente il piano di volo si vede e lo chiudo. Dopodiché faccio una prova per cambiare tipo di videocamera, quindi dalla Sony passo a quella GoPro e effettivamente qui in live cambia, e poi faccio il contrario, quindi rischiaccio per passare a quella principale. Dopodiché avvio il simulatore e sono finalmente pronto per andare in live. Quindi avvio la trasmissione, faccio partire la prima scena dove c'è il video di introduzione e finalmente siamo in live. Ma vi starete chiedendo, durante questi 8 minuti di introduzione, che cosa faccio io? In realtà niente di particolare, controllo innanzitutto che OBS funzioni correttamente, che la connessione sia stabile e che io non abbia problemi a livello di trasmissione. Dopodiché faccio diversi respiri, mi fumo una sigaretta e mi faccio uno sciottino di rito per, diciamo, abbassare un pochettino la tensione, metto le cuffie e sono pronto per intrattenere. Il video di oggi termina qui. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale. E soprattutto fatemi sapere se avete qualche altra curiosità su come gestisco le mie trasmissioni live o semplicemente sulla mia attrezzatura. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, fate bene. 36.5 minutes, 6.5 miles, Boeing 717, wind 080 at 7, runway 12 left, clear to land.